Ciao a tutti e ben ritrovati sul canale. Oggi vediamo insieme i prodotti che ho terminato nel mese di marzo, che ho conservato come sempre nella solita busta di Zenith. Allora, cominciamo dai prodotti per la casa, che sono sempre quelli che consumo tantissimo. Allora, abbiamo qui il Vicinette Candeggina Gel Instant White. Questo qui è uno dei tanti WC gel che utilizzo e li cambio, cercando di trovarne poi uno ancora migliore. Questo praticamente ha un profumo particolare, Mountain Fresh infatti, non sa di candeggina ma sbianca molto. Diciamo che il profumo non mi piace tantissimo, questo anche è bicarbonato, però comunque fa il suo potere sbiancante. Ci sono altri dei Vucinet candeggina, ne ho fatti un altro anche in uso adesso che mi piace un po' di più, però sa comunque ha una profumazione più di candeggina. Questo invece profuma di fresco, di verde. Però quello che a me interessa è che comunque sbianchi, infatti c'è scritto Instant White. Poi già ve l'avrò fatto vedere in altri video ed è questo qui lo svelto, svelto tutto in uno, turbo gel, lavastoviglie. Questo qui praticamente è quello che utilizzo maggiormente per la lavastoviglie. Risultati eccezionali anche nei cicli brevi, 24 lavaggi, credo che costi intorno ai 4 euro. Ora ne sto utilizzando un altro per vedere qual è la differenza, diciamo, sulla resa del lavaggio delle stoviglie. Questo con estratto di limone. È molto comodo perché è in gel ed è di una consistenza blu e si mette molto bene appunto nella vaschetta della lavastoviglie. Comunque questa è la tipo terza o quarta volta che lo compro. Poi, sempre parlando appunto dei WC, qui abbiamo l'Ace WC Gel. Allora, questo è quello che nel vecchio video, prodotti terminati di febbraio, di cui vi lascio comunque il link, era quello che vi dicevo che era migliore rispetto a quello che avevo terminato in quel video. E questo qui è il talco e il musco bianco, ha una formazione buonissima, ma faccio difficoltà a trovarlo. Infatti, ultimamente l'ho ricomprato questo qui Ace WC Gel, ma ho preso quello Brezza Marina perché comunque questo non l'ho trovato. Ma non ha niente a che fare, cioè, questo è veramente veramente buono. Sa proprio di talco. È una profumazione talmente buona che quando io praticamente la metto nel water mi profuma tutto quanto il bagno ed è piacevole, quindi sa molto di talco e di muschio bianco. Aiuta a prevenire le incrostazioni, pulisce, fa brillare, profuma di più a lungo. Quindi questo è proprio top, però purtroppo non riesco sempre a trovarlo. Se si vede bene, non riesco sempre a trovarlo, quindi diciamo che mi dispiace molto e provo da questa sapone, dovrei provare di nuovo da Maurice, forse stava là. Infatti questa bottiglia me la conserverò per ricordarmi, insomma, di questo prodotto qua, che è veramente ottimo. Poi ho utilizzato questo qui, il Doucy, che è un ammorbidente, sole di primavera, 33 lavaggi, 14 giorni di freschezza. Preso sicuramente a Lidl, pagato poco, forse intorno ai 2 euro. Allora, non è male, nel senso che ha un profumo molto buono, ma non ho avuto. Sì, un classico profumo tipo alla Coccolino, molto semplice. Non ho avuto però grandi risultati, sia per quanto riguarda la morbidezza, sia per quanto riguarda la profumazione. Cioè, la profumazione durante il lavaggio sì, c'è, però poi non rimane sui panni, c'è niente a che vedere con un Coccolino o con un altro tipo di ammorbidente. Ovviamente costa poco, ma soprattutto appunto la morbidezza non è così eccezionale, per cui non credo che lo ricomprerò. Poi ho questo qui, ho consumato il Winnis, questo qui è Lane Delicati, indicato per tessuti baby, ipoallergenico, mi piace molto la linea Winnis, io compro da sempre il bagnoschiuma, sì il bagnoschiuma, compro da sempre l'ammorbidente e questo qui è molto molto buono, 15 lavaggi, ovviamente ha un prezzo abbastanza alto per essere solo per 15 lavaggi, e ha i fiori rosa, quindi profumazione molto delicata, infatti sa di saponetta.
di saponetta e lo alterno ad un altro della Chantecler al latte di avena. Questa è una confezione piccolina, però comunque sia questo che l'ammorbidente insieme sono adatti per la diciamo, detersione, la pulizia degli abiti appunto di un neonato. È molto molto buono, delicato. Poi questo è vegan, ok, insomma è veramente un prodotto delicato sugli abiti. Poi, sempre per quanto riguarda i prodotti per la casa, ho questa candeggina profumo floreale di Mauris, pagata pochissimo, ma in realtà questo profumo floreale non è che si senta molto, cioè questa è effettivamente proprio candeggina. Infatti ha l'odore di candeggina. E niente, che dire, è comunque una candeggina, quindi io lo utilizzo per progettare i capi bianchi per smacchiarli. Poi, pescando ancora qui dentro, vediamo se c'è qualche altra cosa sempre per la casa. Credo che come prodotti per la casa siano finiti. Sì. Allora, andiamo a vedere quindi i prodotti, a questo punto prodotti baby. Prodotti baby, che cosa ho comprato? Ho comprato i pannolini della Lidl, i Loopy Loo, questi qua, i Loopy Loo. Devo dire che ho troppa luce in questa fotocamera, quindi non so se verrà bene questo video. Comunque, i Loopy Loo che si comprano da Lidl, questa beh, taglia 1, pagati intorno alle 3-4 euro e sono 24 pannolini. Mi sono trovata molto bene, devo dire, quindi potrebbero essere sicuramente ricomprati. Anche se io compro online anche i pannolini con delle offerte, per esempio su Amazon. Quindi in alternativa prendo anche questi. Poi avevo comprato su Amazon, ma si trovano da Prenatal, insomma dappertutto, queste bustine della Kiko. Effettivamente sono molto illuminata. Ok, continuo a fare il video di prima, però ho cambiato la luminosità della ripresa. Spero che così si veda un po' meglio. E sì, allora, questo qui sono una scatolina dove ci sono delle bustine della Kikko, che sono bustine sigilla pannolini, blocco odori ultra profumati. Sono 50 pezzi, vale 2,99 euro, 3 euro. Queste sono delle bustine veramente piccoline. Inizialmente le usavo per mettere 2-3 pannolini e poi buttarli nel secchione, diciamo, nei rifiuti quelli generali. Soltanto che poi, consumandone parecchio al giorno, diciamo queste non sono molto utili, però possono essere molto comode da portare in giro e quindi se ci trova a cambiare appunto un neonato fuori casa, non c'è un secchio dove buttare il pannolino, oppure per esempio per i vestiti sporchi, li metto in questa bustina qua. Quindi diciamo 50 bustine durano moltissimo in questa maniera. Poi mi hanno dato in un pacco regalo questi pannolini qui crescendo della Coop. Non so se voi avete la Coop vicino. Questi sono taglia 3-6 kg, misura sempre 2, e crescendo si chiama. Effetto asciutto, flessibile, extra soffice, giorno e notte. Sinceramente non so quanto costino perché appunto me li hanno regalati e me l'hanno regalati, quindi non so il prezzo, erano 3. Devo dire che mi sono trovata veramente bene. Quindi se avete la Coop, vedete il prezzo di questi pannolini perché sono ottimi. Io non ho la Coop qui vicino, quindi non li posso ricomprare. Un altro prodotto baby, ma che in realtà sto usando anche me, sono questi quadrotti. I quadrotti, questi si chiamano Baby Kind, e sono questi per dirveli. Sono dei quadrotti di cotone come quelli che si utilizzano per struccarsi e infatti io li sto utilizzando anche per struccarmi. Sono comodissimi perché sono ampi, quindi con uno di questi ci strucca tutto il viso, occhi e viso compresi. E io li utilizzo invece questi, diciamo, principalmente per la pulizia della mia bambina quando faccio il cambio pannolino, con l'acqua della Mustela o latte detergente della Mustela prima di lavarla, e sono ottimi, oppure anche per il visino quando sono bagnati, eccetera. Comunque ve le consiglio anche per struccarvi, io infatti li sto utilizzando anche per me. Queste praticamente sono Baby Kind, abbiamo detto 100% cotone puro, sono 100 pezzi. Io ho fatto una spesa su Amazon di 6 di queste a circa 20 euro. Comunque mi trovano veramente veramente bene, quindi vi farò sicuramente l'acquisto di nuovo su Amazon.
Legate a quelli, vi parlavo appunto di questo qui, di questo prodotto della Mustela che è ottimo e sarebbe l'acqua di pulizia, il cleansing water, profumazione buonissima della Mustela. In pratica questa appunto sul dischetto di cotone la utilizzo per rimuovere i residui appunto di pupù e di pipì e quindi serve anche per pulire anche il viso, infatti è visage e siège, quindi è face and the upper area, cioè quindi mani e facce sederino, quindi per pulirla anche quando c'è residui di latte secco, insomma, questo serve anche per rinfrescarla d'estate. Ottimo prodotto, l'ho già ricomprata nella versione quella per la pelle più delicata, per provarla, per vedere com'è. Anche questi prodotti si comprano facilmente e con buoni prezzi su Amazon. I prodotti della Mustela mi piacciono tutti, per ora quindi sto utilizzando queste acque di pulizia e il latte detergente. Poi un campioncino che mi hanno dato è questo bagno schiuma Triderm Baby e Kid, quindi per bambini e per bambini un po' più grandi, quindi non ha dei bambini grandi. Bagno crema, ottimo profumo, è della Bionike o Bionike, non ho mai capito come si pronuncia, e molto buono. Io, essendo un campioncino molto piccolo, lo utilizzavo in realtà per lavarmi le mani, per lavarmi, diciamo, il seno prima dell'allattamento, quindi lo tenevo in bagno. Comodo da portare in viaggio così piccolino. Altri dischetti, ebbene, ne avevo messi due perché li ho già consumati. Poi ho altri prodotti, diciamo, beauty o di pulizia, quindi le solite per chi già mi ha seguito, quindi salviettine della Fria. Queste sono quelle lenitive e riequilibranti, 50 salviette, costano. Qualcosa. Costano pochissimo e hanno comunque l'apertura così, quindi si mantengono benissimo idratate, ottime per fuori casa, per mani, per il bagno, insomma, per tutte le situazioni fuori casa. Poi prodotti quindi sempre beauty o comunque per il corpo, questo olio da massaggio. Questo olio da massaggio dei Provenzali l'ho acquistato durante la gravidanza, infatti è linea mamma, formula speciale con olio di mandorle dolci, ha il dispenser qui ed è costituito da diversi oli. Ora qui non c'è scritto, ma è riportato nella scatola, nella confezione, 200 ml, credo di averlo pagato intorno ai 5-6 euro. Comunque vabbè, è un profumo un po' particolare perché ci sono vari oli, quindi la profumazione non è il massimo, però in pratica aiuta quindi a migliorare l'elasticità durante le gravidanze e a coadiuvare il ripristino della resistenza della pelle dopo, quindi il parto. Io lo sto continuando ad utilizzare e infatti qui dice fin dal primo mese di gravidanza si consiglia la sua applicazione quotidiana massaggiando a pelle pulita su pancia, seno, fianchi e cosce. È un prodotto appunto certificato LAV, quindi per la Lega Antivivisezione, vegan, insomma è un prodotto naturale buonissimo dei Provenzali, ottimo, quindi io lo consiglio anche a chi non è incinta, ma comunque lo vuole utilizzare al posto dell'olio delle mandorle dolci, che questo contiene tipo 4-5 oli diversi, quindi è un prodotto molto, molto corposo e specifico. Poi è con packaging di vetro. Poi ho terminato un Hydra Ricci Ricci Perfetti. Questo è un balsamo senza risciacquo per capelli ricci e denti al crespo. Ora io non ho i capelli ricci, ma li ho lisci. Ma è l'unico prodotto che avevo trovato senza risciacquo che utilizzavo praticamente al mare, per esempio, quando mi faccio il bagno nell'acqua salata. Poi ne metto comunque un po' sulle punte e pettino bene comunque i capelli. Così quando si asciugano hanno ripreso un po' di idratazione e sono pettinabili. Oppure quando ho bisogno di farmi appunto una doccia molto veloce in piscina o in qualunque situazione in cui non ho tempo di passare il balsamo, attendere i minuti e risciacquare, quindi utilizzo questo senza risciacquo. Ora però ne ho trovato uno dell'Elvive che è per capelli lisci, quindi finalmente ho un prodotto più adatto ai miei capelli. Comunque questo era molto buono, profumazione fruttisi, ovviamente non è un prodotto vegan, un prodotto bio. E per ultima questa maschera che mi è piaciuta molto, la maschera dell'equilibrio, tutti i prodotti di equilibrio comunque sono ottimi, maschera nutriente e ristrutturante, capelli forti e vitali, con estratto di bambù e cellulosa, maschera cremosa, qui comunque come tutte le maschere, profumazione appunto un po' vegetale, diciamo. Come tutte le... Dimmi del naso. Come tutte le maschere vanno tenute in posa per un po' di tempo e in pratica viene tenuta quindi in posa almeno tipo 5 minuti. Io però lo utilizzo quasi
diciamo come balsamo, quindi la metto, aspetto proprio 1 minuto, 2 minuti, quindi 5 minuti infatti, e poi sciacquo. Il tempo di applicarla, di muoverla un po' tra i capelli e poi la sciacquavo ed faceva già effetto. E, capelli quindi più luminosi e pettinabili, struttura della fibra capillare visibilmente migliorata. Prodotto comunque consigliatissimo, ma tutti i prodotti dell'equilibrio, anche gli shampoo e i balsami non maschera. Ok, questo è l'ultimo prodotto che vi volevo quindi presentare di questi terminati e così ho concluso quelli del mese di marzo. Per questa tipologia di video che a me piace molto seguire, spero quindi piaccia anche a voi, perché comunque posso vedere i prodotti che consumate, avere un'idea dei prodotti che andrò a ricomprare. Per questa tipologia di video ci rivediamo quindi al prossimo mese. Inoltre vi aspetto sul canale per tutti gli altri video che sto registrando e che sto pubblicando in questi giorni. Mettetevi un like e ci vediamo alla prossima volta. Ciao!